Ciao a tutti ragazzi, finalmente rieccomi con un nuovo video. Oggi io voglio mostrarvi gli arrivi del mese di luglio. Ho pensato di fare il book haul cioè, o meglio, è da tanto che ci penso nel farlo, però non sono mai riuscita a farlo. Adesso mi sono messa d'impegno ed eccomi qui. Allora, per chi non lo sapesse, il book haul sarebbe un riassunto di tutti i libri che sono arrivati nel mese precedente, o meglio nel mese, per il momento nel mese di luglio. Poi ho intenzione di farne anche uno per il mese di agosto, perché c'è stato anche il mio compleanno questo mese e quindi ho ricevuto tantissimi regali vibrosi, quindi sono molto curiosa di mostrarveli, ma per il momento andiamo avanti con il book haul. Allora, il primo libro che non ricordo esattamente in che data mi sono arrivati, se mi sono arrivati all'inizio, metà luglio oppure verso la fine di luglio, però ho acquistato un bel po' di libri questo, cioè il mese scorso e nonostante tutto mi sono anche arrivati parecchi libri dalle case editrici, o meglio, parecchi no, però. Tra la Giunti e la Star Comics. Iniziamo con un libro che ho acquistato io di seconda mano, che ho visto su internet parecchio tempo fa, ed è questo, della Harris, Il seme del male. Allora, inizialmente questo libro l'avevo giudicato male, nel senso che era tratta da questa copertina, però dalla trama non tanto mi ispirava. Poi ho letto qualche recensione su internet e mi sono resa conto che parla di vampiri. Dovrebbe essere un libro a sé. Io ultimamente mi sono fissata anche con la Harris, infatti non so se si nota, ma dietro dovrei avere in giro. C'ho già Chocolate, la saga completa di Chocolate di questa autrice, poi ho Le parole di luce, sto cercando disperatamente il secondo che mi sembra le parole segrete, o no, ho le parole? Sì, ho le parole segrete, però sto cercando disperatamente le parole di luce. E poi questo qui, quindi è questo. Il prossimo libro che voglio mostrarvi è di un'autrice italiana. Sto parlando di Dream, Il sogno delle fate. Ecco qua. Ok. Di Francesca Angelinelli. Questo libro fa parte, se non erro, di una trilogia. È il primo. Io me lo ritrovo perché oltre ad essere stata gentilissima l'autrice che me l'ha inviato per una recensione per il blog tour che si terrà giorno 18, se non sbaglio, partirà giorno 18 agosto, ho partecipato alla segnalazione e l'autrice mi è omaggiata del romanzo, il quale ringrazio tantissimo. Parla di fate e sono curiosissima di leggerlo. I prossimi libri che voglio mostrarvi sono due omaggi che mi sono stati inviati dalla casa editrice Giunti, ovvero La pietà, dov'è? La pietà dell'acqua di Antonio Fusco e Amori e altri imprevisti di Maria Murnane. Eccolo qua. Di questo libro dalla trama mi sembra tantissimo cioè l'ho collegato a un film che io amo, o meglio La dura verità, e che vi consiglio vivamente di vederlo. Se non lo avete visto, fatelo perché è fantastico. E avevo già doppiato questo libro allora quando la girava per i meandri del web delle case editrici, cioè dalla casa editrice, scusate. E ho sentito parlare tantissimo bene di questo romanzo, sono curiosissima di leggerlo. E niente, di questo invece cosa posso dirvi? Che la mia coinquilina, sì, la mia collaboratrice Isilme ha letto quello da ha letto, se non sbaglio, Il metodo della Fenice, Il metodo della Fenice, e
Ancora non l'ha recensito, ma lo farà a breve. È un thriller, io dei un noir, diciamo, un thriller noir. A me, no, io non tanto, diciamo, sono di questo genere, però voglio dare una possibilità e voglio provare a leggerlo. Se mi piacerà o meno, lo scoprirò soltanto leggendo. I prossimi sono due acquisti che ho fatto su Amazon e sono dalla PM, o meglio, dal battello a vapore. Sono questo qui, Il reame perduto e La porta d'incanto. In tutto questa saga comprende sei storie. Io avevo visto la prima versione che era un mastodontica. È stata poi, come dire, in un secondo momento è stata rieditata e ripubblicata. Vedete, questa è tutta la saga completa. Poi io amo Geronimo Stilton, da piccolino leggevo, non so se vi ricordate o se mai vi è capitato di acquistare le barrette della Kinder con il libro di Geronimo Stilton. Da piccolino li divoravo. Cosa dirvi di questo? Libri dalla trama sembrano carini. Poi io ho un occhio di riguardo per Geronimo Stilton, io sono cresciuta con Geronimo Stilton e niente, non vedo l'ora di averli tutti quanti per poi iniziare a perdermi nel mondo, nel regno della fantasia di Geronimo. Sono questi due. I prossimi libri che vi mostro, o meglio, sono fumetti, sono dei manga che mi sono stati inviati dalla casa editrice Star Comics e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono questi 6, eccoli qui. Mi avvicino e ve li mostro così. Eccoli qui. Questo Satanicus en Macabeos, che sarebbe, questo è l'ultimo volume della saga, questa saga è complo questo fumetto, diciamo, questa storia è composta da quattro volumi, questo è l'ultimo. Poi, no, questo qui non fa parte della J-Pop. Poi questo qui, Shooting Star Lance, Inuits Boku, mi piange il cuore per questo manga, perché ho saputo che l'autrice è morta e quindi non so se fino a quando arriveranno, non so fino a quando, come dire, non so fino a quando arriverà, fino a quando saranno pubblicati i volumetti, spero, non so bene bene quanti siano in tutto, ma non so cosa dirvi, questo qui. Poi questo, che sarebbe Roi Maghi di Fairy Tail, e questo qui, eccolo qua, Anakuni. Sono tutte saghe che sto seguendo, mi piacciono tantissimo, ancora parecchie non ve le ho recensite per il semplice motivo perché voglio aspettare che finisca l'intera saga per potervi parlare tutto, di tutto, diciamo, di tutto l'insieme, di tutta la storia all'insieme. Questi sono gli omaggi della Star Comics. Poi ho acquistato sempre io su Amazon dei manga di saghe che sto seguendo e sono questa, che ancora non ho iniziato né letto né niente, questa qui. Questi due, che fanno parte degli spiriti di Casa Momochi. Eccoli qui, siamo arrivati al sesto. Non so quando uscirà il settimo, non ne ho idea. E questa invece è una nuova storia che è stata, che diciamo che l'ho vista, che parla di vampiri. L'ho vista, mi è piaciuta tantissimo. Ho detto no, devo averlo. Infatti, eccoli qui, sono Bloody Mary. Ancora non ho iniziato a leggerla, però l'ha letta mia sorella, ha detto che è bellissima. E quindi questi qui, eccoli qua. Bene, questi erano tutti gli arrivi del mese di luglio. Spero di non avermene dimenticato nessuno.
di non essermene dimenticata nessuno. E niente, non so quando farò il prossimo video, però penso che che ritornerò col book haul di agosto. E di altro non so che dire. Vi auguro buona lettura a tutti, buona estate e seguiteci sul blog. Un bacio, a presto, ciao ragazzi!